Vediamo un po' da vicino. Direi che il risultato è più che buono. Ciao brava gente, abbiamo qua un po' di roba, non sposto l'inquadratura quindi stocchino, ma prima le presentazioni, vi faccio vedere il video. Perché l'avete visto poco, oggi ci ha degnato della sua presenza, quindi uno al mondo. Video. Eccolo qua. Bravo Gigio. Adesso tocca a Melita. Melita. Brava. Avete visto che cagnetto che lindo. Bravo. Un petto. Bravo. Adesso cominciamo. La banana è perché secondo me avrò bisogno di energie. L'obiettivo di oggi è avere una superficie come questa, nera che sembra antica, su questa forbice che è riantica, però è arrugginita. È arrivata Melita di nuovo. Ogni volta che vieni devi pagare pegno e dire ciao, va bene? Io praticamente sono il loro zerbino, sono il loro tappetino, vengono e si puliscono le zampe. Vabbè. Quindi, la prima ipotesi era smontarla questa forbice, però poi mi sono accorto che, essendo una forbice vecchia, il sistema di bloccaggio io non l'ho capito bene. Perché c'è un dado, uno che sembra un semplice dado, che però in qualche modo, non so se è per il tempo che si è incollato con la ruggine o per cosa, è solidale alla lama. A sua volta però è anche, cioè il dado è solidale alla lama, lo stesso dado è solidale al perno filettato che passa dall'altra, e questa è la parte libera. Quindi siccome ha una chiusura pressoché perfetta, perché le forbici devono avere un inizio di interferenza in un certo punto, quindi qui va più che bene perché è l'apertura della tua mano, perché diversamente cadrebbe, ecco vedete già si è un po' mossa, comunque è stata sforzata, però è pressoché perfetta. Difatti questa non è una carta facile da tagliare, io l'ho appena affilata, vedete, e l'ha tagliata. Il fatto è che subito me l'ha andata ad affilare, poi però è la mamma di un mio amico, quindi ciao mamma del mio amico, ciao mio amico, non dico i nomi perché giustamente, però siccome è così, voglio improvvisare e rendergliela in un modo un pochettino che non sia proprio solo una filata. Allora cosa facciamo? Io l'ho già fatto qui, come dicevo, questo procedimento, e il risultato è più che soddisfacente. Adesso giù di bruscia, bruscia, si chiama bruscia nel mio dialetto, a pulire dalla ruggine. Ovviamente io il filo l'ho già fatto, come ho detto, qua oggi andrò un pochettino a renderlo da riprendere, ma sarà una cosa minima. Qua ecco, di meno, è meno secca la ruggine, meno, cioè non lo so, eppure sono due lame che sono adiacenti. Lo faccio anche qua, poi dopo vediamo che scamotaggio ho trovato per non smontarla e comunque impedire alla ruggine di andare avanti. Ecco, questi pochi colpi sono sufficienti. Adesso qua io ho della carta blu, che è quella che ho usato quando ho fatto quella lì, e siccome non si butta niente bisogna togliere la polvere. Ora comincia il lavoro un po'. Una cosa, ho dimenticato l'acqua. Vabbè, facciamo il primo trattamento e poi vado a prendere l'acqua, perché cosa succede? Che questa sostanza qua è metal chrome. Questo si usa sulle stufe di ghisa per riportare al nero bello quello, e ovviamente dopo usato va bruciato, cioè deve rilasciare i suoi fumi, perché comunque è inevitabile che abbia dentro qualcosa di un po' grasso che lo fa diventare una pasta che può essere spalmata. Quindi facciamo un primo pezzo con il metal chrome. È sufficiente questa quantità di applicazione.
poi va spalmata. Non la spalmerò con quello che ho appena usato, che è sporco di ruggine, però lo giro dall'alto. Ecco, adesso poi magari zoomo in post-produzione. Bisogna fare attenzione a non tagliarsi, io l'ho già affilata e comunque voglio che il nero vada da tutte le parti, quindi... Ecco, vedete come già procede bene. Ma magari cambio inquadratura, cerco di mettere la ripresa da qua. Scusate un secondo, mentre prendo anche l'acqua. Ok, ho preso anche l'acqua perché servirà, che noi oggi sfiammiamo il metal chrome con col cannello. Ho aperto anche una finestra perché queste cose in realtà sarebbe meglio farle all'aperto. Allora, qua adesso è un po' sporco, però qui è molto carico di metal chrome. Questa è una cosa che si deve solo stendere così. Anzi, poi tenteremo di rimuovere l'eccesso in tutti i modi, come vedrete. Quindi la uso per fare la parte esterna dell'altra lama, che è poco rovinata. Poi quando sono alla fine, che ho più poco di questo materiale sulla carta, mi occupo del centro, che comunque se avrà delle sfumature sarà né più né meno che darà un effetto di antico, perché noi comunque togliendo l'eccesso vedrete che diventerà tutto quasi uniforme. Ecco, adesso mi ricarico di metal chrome. Come vedete ne ho messo veramente poco, eppure ormai si è sporcato qua. No, bisogna per forza metterne dell'altro. Ok, abbiamo fatto in questo senso. Adesso, siccome voglio che se lo carica dentro qua, visto che non la smonto, lo metto qui. È molto duro perché è vecchio, però tanto a noi non interessa la parte oleosa. La parte oleosa la bruceremo col cannello, interessa quello che rimane. Ecco, vedete, io spero che vedete, io l'ho messo qui. Adesso innanzitutto lo carico un po' nel movimento, così che fin tanto che poi uso la forbice se lo carica bene dentro. E poi prendo lo stesso pezzo che era già sporco, lo ricarico di nuovo per andare a fare il manico, dando una quantità in eccesso minima, perché il manico comunque, essendo più maneggiato, non invecchierà, cioè si mantiene da solo, non ha bisogno di un trattamento. Il problema di questo manico è che è sporco di vernice, e quello rimarrà, perché non ho niente. Ok, io direi di prendere un altro pezzo. Ah, questo era già bello carico, vedete? Questa è tutta roba che è buona, ma rimane da una volta all'altra. Mi serve per andare a spingere un po' bene dove voglio che copia. Comunque sia, adesso è arrivato il momento di fare un po' bene il manico, quindi penso che prenderò uno strappo pulito per avere l'impugnatura. Così. Con questa vado a prendere una palla di queste qua. Sulla quale metto del metal chrome. Se riesco. Era molto più morbida in origine. Allora. Ecco, volevo l'impugnatura, me lo sono posato sul banco. Vabbè, fino a quando non schiacci non è che lascia più di tanto. Allora, adesso, mentre abbiamo molto materiale, guardate solo quanto è secco, eppure va bene lo stesso. Ci facciamo questa lama in modo grosso lama e ne lasciamo posata, perché poi ci sarebbe la ricarica. Muoviamo ad minchiam intorno al centro, l'altra parte di lama. Andiamo a fare anche il manico.
Forse c'è bisogno di una ricarica. Ecco. Adesso tolgo un po'. Vabbè, usiamo quello pulito e basta. Allora, ricarichiamo. Alla fine è come verniciare con una spugna. Qui di nuovo ne metto una goccia e glielo faccio caricare dentro e poi vengo a prendere non lo carica il balordo, devo tenerlo lì. È proprio molto vecchio, però come dicevo quello che interessa a noi ce l'ha e lo mantiene. Sul manico molto più leggeri, perché sennò poi si diventa scemo. Bene, io direi che siamo pronti per una prima sfiammata. Perché l'acqua? Perché, allora, i metalli hanno un trattamento termico. Io adesso non lo so se queste forbici, ma credo, sono buone. Mi sembra, quando le ho affilate, mi sembrava che il metallo fosse buono. Poi d'altronde sono fatte antiche, quindi una volta i materiali, ogni attrezzo era fatto con il materiale giusto per fare il lavoro per il quale era previsto. Quindi adesso diamo una prima sfiammata e per controllare la temperatura immergiamo in acqua. Se frigge abbiamo ecceduto, ma non dovrebbe, almeno io lascia non mi è successo questo. Qua farò più attenzione perché sono più piccole. Un'ultima piccola grattata per spandere un po' bene e per fare dove la sagoma era più difficile, e nel mentre ci aiuta già nel toglierne un po'. Ecco, visto che è già un po' asciutto, magari lo tappo. Bene, andiamo a sfiammare. Allora, devo solo farlo fumare, quindi io, considerato il tutto, direi che se faccio così la forbice rimane abbastanza aperta, perché è giusto che sia così, da lavorare in un pezzo unico. Quindi adesso partiamo cercando di non dar fuoco a tutto. Questa bomboletta è ancora abbastanza nuova, non posso inclinare, quindi la lascerò ferma e ci muovo davanti la forbice. L'obiettivo qui è scaldare e lavorare la parte oleosa, diciamo, di questa sostanza. Ecco. È quello che va fatto in esterni, perché poi comincia a fumare. Controllo la temperatura alla buona. Facciamo lavorare anche un po' in superficie. Avvicinare al naso, anche senza respirare, che è decisamente meglio. Ma ti fa rendere conto di che temperatura stai raggiungendo. Adesso qua a Spagna sarà a 70-80 gradi, qua è vicino a 100, ma 100 non c'è perché non sprigola. No, ha sprigolato. Allora eravamo a 100. Fai che mi posso essere sbagliato, fino a 150 non c'è assolutamente problema. Siccome 200 è la temperatura di rinvenimento del, di solito,
dei materiali trattati quando si parla di acciaio. Allora 200 è un problema, ma quelli non erano 200, hanno smesso troppo subito. Qua il problema c'è meno, anzi qua se ti sbagli e entri nella fascia del rinvenimento, che attenzione, il rinvenimento dura ore, quindi se io adesso lo porto a 200 gradi e ci rimane 10 minuti non succede assolutamente niente, cioè non cambia niente, dovrebbe restarci ore, però per voler fare le cose bene è meglio star fuori da quella temperatura. Noi qua oggi dobbiamo bruciare l'eccesso di parte oleosa di questo metal chrome. Bene, no, prima di fare un altro passaggio sulla lama andiamo un po' a pulire. Quindi adesso ci sarà qualcosa di carbonizzato lì e noi lo dobbiamo andare a togliere. Infatti è un po' sporca. Vedete che è un po' sporca. Poi comunque, cioè, è impossibile portarla a proprio che non sporca in questo momento qua, perché gli ultimi rilasci li fa poi lavorando, quindi quello è inevitabile. Certo, se uno sa che devi andare a tagliare delle lenzuola bianche, questo trattamento non lo fa. Però questa, per come è arrivata, nelle condizioni che è arrivata, era una forbice secondo me che veniva usata per lavori grossolani, magari in campagna addirittura. Sono delle macchie di vernice sul manico. Però siccome la chiusura è perfetta, questo è il motivo per il quale non l'ho voluta aprire. Poi si spalmerà molto bene lavorando. Quindi vediamo un po'. Facciamo una prova per vedere quanto sporca. La lama è già a posto così. Sì, la lama può cominciare a lavorare così e l'eccesso, il minimo eccesso che ci fosse se lo toglie lavorare. Il manico non è ancora bene, quindi bisogna ancora pulirlo con carta e dare un'altra spiammata, perché ogni volta che porti fuori il buono, ovviamente il materiale è come era nel tubetto. Vediamo un po' da vicino. Direi che il risultato è più che buono.